Moreno della ditta FB, come sta andando questa edizione della fiera? Sì, per ora siamo abbastanza contenti rispetto anche all'anno scorso, che la fiera è stata fatta a luglio, quest'anno ha ripreso nei giorni effettivi della fiera, perciò siamo contenti, insomma va bene. Sì, la novità è un materasso particolare fatto a farfalla, di conseguenza è indipendente pur essendo matrimoniale. Siamo con Roberto, come sta andando questa edizione della fiera? Beh, diciamo che il tempo è meraviglioso e quindi ha incentivato veramente molte persone a venire alla fiera e sta andando molto bene, e l'affluenza è ottima e anche i contatti, gente interessata ai nostri prodotti, sta andando bene, dai, diciamo sì. Avete portato qualche novità per questa edizione? Cioè, noi siamo partner Velux e ci occupiamo, diciamo, di tetti in legno e tutta la materia che riguarda il legno, tetti, pergole, case in legno, e con Velux abbiamo iniziato questo percorso di partnership e sta andando bene perché è un aspetto che i clienti sono molto attenti, perché più luce più aria vuol dire più comfort, e sta andando bene come servizio e come ovviamente marketing e tutto. Corrado della ditta Veneri, come sta andando questa edizione della fiera? Diciamo è positivo fino adesso, una bella fiera, siamo tornati agli anni prima della pandemia, un bel movimento, gente parecchia, bel afflusso, e speriamo che sia di buon auspicio che ritorni tutto come prima, insomma, ecco, dai, diciamo questo. Avete portato delle novità per questa edizione? Sì, noi abbiamo delle novità, siamo sempre alla ricerca di prodotti nuovi, innovativi sul nostro settore, appunto, del materasso, e cerchiamo sempre di dare il meglio e speriamo che sia accettato anche dai nostri clienti, e cerchiamo di far vedere appunto i nostri prodotti, siamo qua apposta. Ecco. Claudia di Belgiardino, come sta andando questa edizione della fiera? Bene, siamo molto contenti perché c'è una bella affluenza, l'interesse si vede che c'è, insomma la gente ha voglia di tornare a vivere ed è una cosa bella, si vede. C'è anche il sole, perciò meglio di così non poteva andare, insomma. Avete portato qualche novità per questa edizione? Beh, noi continuiamo a lavorare con il nostro prodotto di punta, che è la pergola bioclimatica, la nostra BioArt, che ci sta dando molto soddisfazione, insomma, e stiamo lavorando bene perché siamo supportati anche dagli incentivi statali che ci sono adesso in corso, e lo strumento dello sconto in fattura ci sta aprendo molte porte e rendendo più facile l'acquisto, ovviamente impegnativo, però di base diventa più fattibile, insomma, un po' più per tutti. Mirko di Panarotto Serramenti, come sta andando questa edizione della fiera? Abbastanza bene, c'è stata un bel po' di affluenza e oggi che è domenica penso ci sarà più ancora. E per me sta andando bene, insomma. Avete portato qualche nuova novità? Abbiamo i serramenti minimali in alluminio, i quali danno molta più luce in casa rispetto a un serramento tradizionale, e poi il classico alluminio legno e tutto il resto della nostra produzione, insomma. In quale area lavorate maggiormente? Diciamo la nostra area principale è Vicenza, perché siamo legati molto al territorio. Poi lavoriamo anche in provincia di Verona e Padova. Camilla, devo un attimo capire bene che domanda fare perché... Ok. Un, due, tre, prova. Ok, vado. Siamo con Camilla di Lonigo in Fiaba. Il prossimo weekend sarà la prima edizione di questo evento. Sì, è un viaggio all'interno del mondo delle fiabe. Ogni sezione di parco sarà dedicata ad una fiaba diversa e oltre a questo abbiamo tanti laboratori e atelier, ad esempio bimbi chef, oppure i bimbi possono dipingere, la caccia alle uova, tante cose diverse. Questo evento è dedicato ai bambini. Fino a quale età possono partecipare? Ah, non c'è un limite d'età. E l'inizio invece veramente abbiamo una fascia d'età veramente ampia, perché abbiamo laboratori per bimbi dai 6 ai 36 mesi, laboratori sensoriali montessoriani, ma anche laboratori per i bambini dai 3 anni in su, quindi veramente tantissime fasce d'età.
Hauser è un'associazione nazionale che si occupa di volontariato, di assistenza, oppure che so, nello specifico può essere un'associazione che con macchine proprie o con macchine dei volontari trasporta, che so, i bambini disabili nelle scuole, facciamo servizio a scuola, trasporta anziani che hanno bisogno di una visita, di un ricovero, facciamo anche la consegna domiciliare dei medicinali, abbiamo proprio nello specifico qui noi a Lonigo una farmacia con cui abbiamo questa convenzione, soprattutto nel periodo di Covid abbiamo portato i medicinali a casa di molte persone che non si potevano muovere. Che so, facciamo anche in sede Hauser, facciamo corsi di pittura, di informatica, corsi di inglese, tutto quello che è aggregazione. Laura Dalmaso di Kinesio Lab, come sta andando questa edizione della fiera? Buongiorno, beh, mi sembra abbastanza frequentata e vedo anche molte persone interessate, e per cui siamo contenti, soddisfatti. È la prima volta che partecipate alla fiera di Lonigo? Per me sì, perché ho aperto da un paio di anni in piena pandemia e quindi ho voluto dare un po' di informazione visto il periodo un po' rallentato degli ultimi tempi. Siamo con Luciana della ditta La Tenda Idea. Come sta andando questa edizione della fiera? Ha ricominciato dopo i 2 anni di stasi di pandemia. Speriamo che si riprenda tutto come tutti speriamo. Avete qualche nuovo articolo che avete portato qui in fiera? Siamo sempre in aggiornamento su tutti i nostri articoli, per cui tante cose, e la soluzione ottimale è trovarci nel nostro showroom ad Alonte. Siamo con Carlo dei Giovani Leoni. Come sta andando questa edizione della fiera? Questa edizione della fiera sta andando benissimo, c'è un buon afflusso di persone. Avete nuovi articoli qui in fiera? Qui in fiera proponiamo sempre le nostre paste e poi abbiamo portato anche i sughi di selvaggina, anitra e quant'altro. Di recente avete rinnovato il locale, giusto? Sì, abbiamo rinnovato tutto il negozio con un nuovo arredamento e banchi e vi aspettiamo per Pasqua che proponiamo i nostri piatti storici, agnello e altre pietanze. Elisa del caseificio Sapori di Montegnago, come sta andando questa edizione della fiera? Sta andando molto bene, fin dal primo giorno, fin dall'apertura venerdì c'è stato un bel afflusso di persone e soprattutto ieri e oggi molti sono interessati a conoscerci, a sapere dove siamo e cosa facciamo. E sicuramente rispetto all'anno scorso, che era un anno un po' sfortunato, un po' difficile, quest'anno sta andando molto molto bene. Avete portato con voi nuovi prodotti per questa edizione? Sì, perché rispetto all'anno scorso abbiamo cominciato a lavorare anche il latte di pecora e che abbiamo aggiunto a tutti gli altri prodotti a latte vaccino che già facevamo e ovviamente abbiamo portato le caciotte con i sapori di stagione, con l'aglio orsino, le violette, ancora un po' di rampuzzolo. E che è un prodotto di denominazione comunale nel comune di Villaga, dove c'è la nostra azienda, e attirano molto l'attenzione ovviamente, anche perché sono colorati, diversi dal solito. Giancarlo dell'azienda agricola Signorato, come sta andando questa edizione della fiera? Sta andando molto bene, vediamo un buon afflusso di persone già dal venerdì sera e un buon interessamento anche per i prodotti nostri locali, per cui secondo me è una buona fiera, una bella fiera, e finalmente siamo tornati all'edizione normale di questa edizione fiera. Avete portato con voi nuovi prodotti per questa edizione? No, noi abbiamo ormai la nostra linea di prodotti classici che proponiamo costantemente. Dario Amato della ditta Bari, come sta andando questa edizione della fiera? Direi bene. E oggi c'è parecchia affluenza, è partito da stamattina già intorno alle 9 e le persone si avvicinano e domandano, sono interessate. Proponete nuovi prodotti per questa edizione della fiera? Allora, proponiamo nuovi prodotti, proponiamo quelli tradizionali, dipende se sono interessate le aziende oppure i privati.
Mirko della ditta TM, come sta andando questa edizione della fiera? Salve, buongiorno. L'edizione sta andando molto bene, è iniziata bene, il tempo è dalla nostra e si vede un bel afflusso di persone, quindi siamo molto contenti. Avete portato delle novità per questa edizione? Assolutamente sì. La vedete qui a destra, questa è una cesoia forestale per la pulizia e il taglio degli alberi lungo gli argini. È prodotta da noi ed è un po' una novità anche per il settore, per le accortezze che abbiamo apportato. Gianluca di Lionicina Ricambi, come sta andando questa edizione della fiera? Sta andando bene, quest'anno il tempo è stato dalla nostra parte e c'è stata una bella affluenza, soprattutto questa domenica. E sta andando bene. Abbiamo portato la nuova gamma della Ego a batteria, dove ci sono delle novità, ci sono i trattorini tagliaerba a batteria che hanno avuto un bel riscontro. Per quanto riguarda orto e giardinaggio, cosa proponete? Abbiamo una macchina sempre a batteria che permette di usare più accessori con lo stesso motore, quindi è molto comoda. Può essere usato un coltivatore, può essere usato un decipitatore, un tagliasiepi, un potatore, tutte con la stessa macchina. Emanuele della ditta Ricosma, come sta andando questa edizione della fiera? Ma direi molto bene. Ieri, cara sabato, ho visto parecchia affluenza di persone e sono stato molto contento. Questa mattina ha riconfermato la solita affluenza di ogni anno e anche perché fortunatamente abbiamo il tempo che ci dà una mano. Avete portato nuovi articoli per questa edizione? Sì, abbiamo diverse novità tecniche, diverse soluzioni tecniche per il nostro settore, diverse tipologie di macchine. E tra cui abbiamo delle macchine per spaliera, stiamo lavorando molto sulle macchine per la lavorazione meccanica nel vigneto, quindi abbiamo soluzioni alternative alla lavorazione su più filari in contemporanea su vigneto. Queste sono le novità principali. Come vede il mercato futuro rispetto alla situazione in cui ci troviamo in questo momento? Questa è una domanda molto molto bella e con queste vicende che si stanno verificando in questo ultimo anno francamente la vedo un po' problematica. I nostri settori stanno soffrendo di reperibilità di materiale e costi. Stiamo attraversando un momento dove abbiamo l'aumento delle nostre materie, dei nostri fornitori che sono al di là di ogni sono fuori di tutti i parametri. Io spero che nei prossimi mesi la situazione rientri, almeno in parte riesca a rientrare, altrimenti se andiamo avanti con questo trend di aumenti e di reperibilità materiale il settore sicuramente andrà in crisi. Quanto ha influito nel vostro settore la situazione tra Russia e Ucraina? La situazione fra Russia e Ucraina è una situazione molto delicata. Noi da anni esportiamo, soprattutto sul mercato russo, diverso materiale. Le dirò francamente che siamo tutti i giorni in contatto con il nostro referente in Russia e attualmente restrizioni su materiale agricolo definitive non ce ne sono, però è una situazione molto preoccupante perché non c'è più la libertà che c'era prima, anche andare a fare visita a questi clienti si fa molto più fatica.